Sì, chiudiamo la nostra carrellata di vittorie del passato con questa del Drago. Grande favorito di quella carriera era l'Istrice con Giuseppe Sletfest su Alto Prato, che in effetti riuscirono a partire primi dai Canapi con un notevolissimo vantaggio. Invece il Drago, che montava la Minisini detto su Zodiac, cavallino al debutto, partirono ultimi, ma il primo Santino con una traiettoria splendida, Luca Minisini riuscì ad infilare tutti gli altri concorrenti e praticamente il palio si chiuse qui, restando sempre dietro al Drago l'Istrice, che appunto era il favorito di quel palio. Come abbiamo detto in presenza, Zodiac in quel palio era all'esordio, questa accoppiata riuscì a crescere in maniera esponenziale durante le prove, a disputare un palio meraviglioso che ebbe l'unica lavatura nella mossa e il capolavoro nel primo San Martino. Bene, quindi una bella vittoria quella del 13 agosto del 2001 per la Corrada del Drago, un bellissimo galoppo quello che fece in occasione Luca Minidetè, un fantino proprio di Livorno e scoperto, si può dire, proprio da questa contrada, dalla contrada del Drago. E in questa occasione Massimo Vigliorsi, si può dire, il Drago è stato per tanti anni, dal 1966 se non sbaglio all'86, senza vincere il palio, e poi successivamente ne ha vinti tanti negli ultimi anni. Eh sì, mi piange il cuore dirlo, ma il Drago ha avuto un lungo digiuno dal 1966, dove chiudeva fra l'altro un poker splendido, aveva vinto nel 62, nel 63, nel 64 e nel 66, poi 20 anni senza vincere fino al 2 luglio 1986, quando vinse con un cavallo esordiente che fra l'altro ha corso solo quel palio, Ogiva, e il fantino Roberto Falchi, detto Falchino. Poi ha vinto nel 1989, 92, 93 e, come diceva Roberto, nel 2001.